Ci mettiamo un po'. Sì. E poi tu ci metti magari un garbanino, per filare, però glielo mettiamo da sopra, casomai via. Tipo a parte, va, nel senso sì, non che... ci mettiamo pezzino, ma leggiamo tutto. Lo fa la condita e poi tu ti fai i mortini che questi preparo sì, io. Sì, sì. Basta che sono d'oro. Sì. Vediamo come ti pare. Che te ci vuoi per te? Ci sale. No, la parmigiana. Non per mangiare questo pezzo non ci piace. Come quando ci non mette, basta che non basta a me. Sì, buono, buono così. Prendiamo sale. Quello che ha poco problema è tagliare la porzione. No, poco tagliare noi. Poi ne vedremo un momento. Da casa assaggiamo. Massaggio gratuito. Oggi però picco. Casomai ci mettiamo un po' d'aliva. Casomai ci mette, mangi neanche tu. Un gamberetto vedi con l'olio d'oliva, con l'olio di seme. Lui si è fatto il corso di viene preparati, dove si usa l'olio d'oliva di girasole. Di seme di girasole. Sì, ma sai perché? Non è di girasole, va? Che l'olio d'oliva ce l'ho già. Chito è molto più leggero. Vediamo, vai. All'indomani, quando ti resta impreparato con l'olio di seme, ti va bene male. Ora pare. Penso che cosa ci ammette. Ancora è molle cose. Che bene, guarda che pare l'abbiamo decatturato. No. Che lisciamente lo modichiamo dopo. A posto. Buongiorno. Ciao Pippo. Prima ci faccio la base. Ci mette il risultato. Con me non mettiamo scolina nel caldo. Sì, no. Questa è per me, per non avevo capito. E guardaci, che ci mettisti qua? Come? Che ci mettisti? Qua ho messo mollica condita, ora sto mettendo un po' di pinoli, dopo nel secondo strato con formaggio con la mollica, un po' di uvetta. Questa però è per casa. Questa è una sperimentazione che sto facendo. Poi magari esiste, casa. Però ognuno mangiare e vestire a proprio piacere. In cucina ci vuole inventiva, signori, inventiva. Più, chi più ne ha, più ne metta. Questo è un po' abbondante, la porzione di formaggi, perché per uso personale, a casa, ognuno la condisce come la vuole, di uvetta, tocco mangi con dei pinoli. Poi mettiamo un altro strato di alicetti, di alicioni anzi. Antonino, che la passi tu il grano?
proprio appena appena la scolperà. Ci penso dopo io, Antonino, lascia stare, lascia stare. Questa è un'esperimentazione, vediamo com'è. Se va il piatto lo proponiamo anche in pescheria. Intanto questo è una cosa che mi porto a casa io, lo provo. Un tortino di Alice, Leo. Per uso personale. Andate a coprire gli spazi, così. Andate a coprire gli spazi per benino, poi andate a mettere sempre un po' di mollica di questa qua già condita, rifinimento finale, e alla fine spolverate. Nella mollica che ci hai messo? Mollica ho messo un po' di pomodoro, parmigiano reggiano, quello doc, un po' di prezzemolo, un po' di sale e la mollica, semplicissima. Questa me la chiudi per favore, questa va per casa mia direttamente. Ok. Però le cose che faccio inventate da me. Su speciale, Riccardo! Oh Giuseppe! No, è venuto per testa, stavo per pulire le radici, dovevo fare una cosa nuova nella pescheria. Ho inventato, non lo so il procedimento, se è giusto o sbagliato, non lo so. E questo è il prodotto finale. No, finito non, finito ora purtroppo questo. Ok, questo è il prodotto finito. Tortino di Alice, fatto dal pescivendolo Riccardo Manga, no? Per salutare tutti gli amici youtuber di Mario, Mirelle.